Ogni barcolana inizia così. Poco dopo l'alba, alla società velica di Barcola Grignano, poco dopo aver messo già le boe della regata per andare piano piano sul campo, insieme a Mitja Jaluz e a Dejan Bassi, vivremo insieme questa lunga giornata da dentro, mentre volano le folaghe, c'è una barca persino alla fonda davanti alla società di Barcola. Ci prepariamo a questa grande barcolana. E questa mattina ci siamo svegliati nel Solent. Quello che riempie il cuore di gioia è vedere Bravo. Come il mare si riempie davvero di migliaia di barche. Noi lavoriamo tutto l'anno immaginando questo momento e poi dura un attimo perché questo momento dalle 9:30 fino alla partenza, il colpo di cannone è quello più emozionante. Devo dire che ce lo assaporiamo secondo dopo secondo. Il colpo d'occhio straordinario del Golfo, tra l'altro la notizia... Siamo intorno alle 9, un po' prima, la notizia è che sta uscendo il sole e questo, rispetto alle previsioni, ci dà qualche speranza in più di avere un po' di vento. E speriamo che riesca... Perché se apre il sole potrebbe entrare il vento. Speriamo che riesca a scaldare un po', il problema è l'umidità, c'è fortissima umidità nei bassi strati e questo impedisce all'aria di entrare. Ad ogni modo era previsto un cielo più coperto, con meno esposizione appunto solare. Speriamo che riesca a scaldare, a fare un po' di brezza come ieri, non era prevista neanche ieri, poi alla fine 5-6 nodi l'ha fatta, bisognerà avere pazienza, ma è bello così, alla Bellissimo. Fine noi abbiamo predisposto tutto quello che potevamo, ieri sera a Trieste c'è stata una vera invasione, stamattina mi ha fermato 4 persone per strada ringraziando me e tutta l'organizzazione perché una città così viva non l'avevano mai vista. Buongiorno. Ciao! Ciao! Raccomando! E io adesso la barca! No. Da quassù! Questa è l'unica regata al mondo che i rimorchiatori come comitato di barche comitato! Vero, eh? E non potrebbe essere altrimenti! Ciao, buona barcolana! Ciao! Bello il G92, che bella barca! Andiamo alla ricerca dei maxi, dei favoriti. Abbiamo visto le ragazze, Golfo di Trieste, stanno provando un po' più fuori, hanno alzato la randa, ma sono tutti alla ricerca più che del vento, della speranza del vento. Ma adesso andiamo, ci avviciniamo anche a loro. Ciao Simone, tu vai? Bella giornata di vento. Adesso lo chiamiamo. Dove c'è su Salvatore, quelli di Mascalzone Latino, vedi, stanno tutti quelli di Salvatore. Ciao ragazzi, ciao. Ciao Fabio! Ciao Fabio! Ciao! Fabio! Eh? Guarda questa, guarda questa! E quest'altra è iscritta anche lei, guardatela! Svelta! Bellissima! Bellissima! Incredibile! C'è tanta umidità, tanta umidità, speriamo che riesca a scaldare. Adesso
presto, presto, alle 10:30 c'è la partenza. Ciao! Siete bellissimi! Ciao! Bellissimi! E siete gli unici che si muovono, tra l'altro, in tutto il, tutti i 2000. Tra l'altro, per adesso siete primi. Potremmo andare noi? Vai! Beh. Fa un arco, il massimo un arco. Allora, Moro di Venezia. Sì, si vede Arca, Furio Benussi, Wild Thing. Le ragazze avevano iniziato un frullone Queen Seeker leggerissimo, nuovo, ma l'hanno già riammainato perché non c'è. E allora eccolo qua, Wild Thing. Ora Tu che li conosci, Furio e Gabriele, come ti sembrano? Nervosi, agitati, tranquilli? No, no, assolutamente, sono concentrati. E la scelta dal punto di partenza oggi è decisiva. La regata si vince partendo dal punto giusto e poi con un po' di fortuna. Oggi conterà molto, molto, molto prendere le prime ariette, chi riuscirà a stare, probabilmente bisogna capire se un po' di brezza si formerà prima verso, diciamo, il largo del golfo oppure sotto, la scelta è tutta là. Chi riuscirà a prendere le prime bave di vento, arrivare in boa, poi sarà favorito. Poi la Barcolana è un po' come il Gran Premio di Monte Carlo, chi gira esatto. Primo la prima boa, dopo è difficile superarlo, a meno che non ci siano, vabbè, davvero buchi di vento. Qui c'è Miss Italia, ragazzi. Ah! Dov'è? Non lo so, da qualche parte, o l'avranno lasciata. È la barca dove c'è Miss Italia. Dean, ti distraggo da Miss Italia. Spiegaci invece le eventualità in caso di riduzione del percorso. Ma il CDR ha fatto un'azzurazione estremamente saggia, ha aggiunto un cancello in boa 2, quindi ci sono tre possibilità di arrivo, basta postare la boa 2 o la boa 3 o arrivare fino a Trieste. In ogni caso si verrà inserito in classifica, così anche quelli un po' più rilassati hanno la soddisfazione di essersi. Idrusa dalla Puglia, non manca mai. Ma è un po' più vicino a questi. Questa è una barca importante perché è una barca che ha degli inglesi, di caos, dei disavi. Ciao! Come va? Passato la mano, vedo! Gianfranco Noè! Sei fiducioso, Gianfranco! Gianfranco Noè e Ilaria Paternoster al timone, eh? Eh sì! Qui la classe non è acqua! Passano dei gommoni. Buona Barcolana! Ciao! Un po' di anni fa. E di chi è adesso Shining? Il minimo della partenza. Quindi prima della 30, 60 minuti. Croati. Sì, questi hanno vinto ieri. Fa sempre la sua figura, eh? Meno 30, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Ciao! Meno 30, grazie, ciao, bye. Quindi la radio ha segnalato i 30 minuti alla partenza. 30 minuti al via, quasi tutta la flotta ormai è qui. Maxi Iena c'ha la canting kill? Sì, si vede che è carenato. E Maxi Iena con quest'aria? Sì, ha voglia, può dire la sua. Sì. C'è un fiocchetto, guarda, piccolissimo. Wind Seeker. Loro sono già partiti, Esatto, sono praticamente già in assetto.
Comandante! La va di via di qua che sei casin! Chiamando perché le troppe barche, non si può fare. Troppe barche! Dispensa presidenziale! Buona barcolana! Avete da bere? Che sarà lunghetta! Mamma mia! Eh? Nella nuvola siamo però. Madonna! Guarda che figata, questo è una roba. Questo è bello perché si Gian, sono vele. Esatto, guarda. Questo è bellissimo. Oh, guarda. Ho fatto una tutta. Allora, siamo da vicino a questa là che ci sono i nostri ragazzini a bordo. Portici della partenza. Brava, quella blu. E vado sul 9. Va bene, d'accordo, noi siamo a Linetti e Giorgio è anche sul 9, per cui ascolterà. Ciao. Ieri si sentivano molto professionisti. Tempo di guarda un barco nella 50 eh? Guarda il barco nella 50 te la dico. La passera mitica, guardala. Allora 3 minuti e mezzo, due nodi, diciamo due nodi ottimisticamente, due dai. Nodi sì, due nodi, però qualcosa c'è, due nodi di principio, qualcosa, di principio qualcosa c'è. Mamma mia, che sono, passi gli elicotteri. Sono stati fatti vari avvisi. A chi guarda che numero di mascone ha quello con la randa gialla? Tenete d'occhio il numero di mascone della randa gialla, quella con il rettangolo giallo sull'infieritura. Stanno chiamando. Sono stati fatti vari avvisi che c'erano delle barche fuori dalla linea. Dean, che succede in questo caso? Beh, diciamo che si tenta di limitare chi tira fuori la flotta, informandolo che forse non è posto giusto. L'idea è di non tirar tutti, perché se parte uno tutti lo seguono di solito, questo capita, e noi desideriamo che più barche partano in modo regolare. Elicotteri volteggiano, siamo ai due minuti, siamo ai due minuti ormai. Qualcuno l'ha già messa la vela di prua, qualcuno no. In fondo sembra un pelo più prezioso. 10 secondi, 10 secondi al via. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Incredibile che senza vento, ecco il botto, senza vento, eppure si gonfiano le vele e le barche camminano, eh? Ci siamo, senza ci vento, siamo, partita senza la vento. 50 più 1. C'è un'emozione sempre enorme, sì, un'emozione veramente. Enorme, ci mette da fare, ci sono sempre momento, i brividi. Sì, bellissimo. Guarda che si gonfiano, sono partiti. È quella la cosa incredibile. Grande poggiata di tutti. Guarda Evo come sta uscendo. Infatti Maxiena aveva cominciato a camminare, era molto più sotto degli altri. Mentre Arca e le ragazze erano fermi sulla linea già da 3 o 4 minuti. Maxi Iena invece è partito da prima, è arrivato bello veloce e quindi adesso è veloce. CQS pure sta bello impastoiato in mezzo alla flotta e non si muove. Arca mezzo e mezzo. Le ragazze hanno messo il frullone nuovo, quello da pochissimo vento, ma purtroppo sono sotto vento a una flotta. Le ragazze sono inguaiate al momento, devono riuscire a uscire da questa situazione. Vediamo, generali, lo Swan 90 di Alberto Rossi, zitto zitto, con subito alla sua sinistra il Moro di Venezia, sono partiti davanti anche alle ragazze e insomma hanno un discreto passo, ovviamente tutto nelle proporzioni che abbiamo in questo caso. E guarda invece il TP52 della Maddalena, che fa un po' di rolling con l'equipaggio che si sposta velocemente a destra e a sinistra. Guarda come va via Maxiena. Qui c'è Arca. E allora qua è il momento più verso città di tutti, c'è Maxiena, che è quello che in questo momento spera che l'aria arrivi da lì. Giusto? Cioè l'investimento Dean è stato quello, no? Esatto, loro scommettono sulla sinistra. Per adesso forse si sono, non so se c'è più aria, ma sicuramente si sono liberati prima degli altri dal muro di vele. Esatto, che stanno, esatto. Tra i maxi sono quelli più liberi. Sono i più liberi.
Arca pompa con la chiglia. Arca sta pompando con la chiglia. È la stessa che avevamo visto fare all'equipaggio del TP52. Ora prova a farlo Arca, perché in quel modo là cercano di uscire alla loro sinistra. Abbiamo detto lo Swan di Generali, il Moro di Venezia sotto vento, e però le ragazze ancora più dietro. Molto. Poi dopo sulla sinistra tutto parte CQS Porto Piccolo, partito, adesso... ha preso aria, si sta liberando, sta partendo, eh. Arca ancora fermo, CQS parte. Partenza migliore Maxi Iena. Maxi Iena è l'unico che non ha sfrullato il frullone, continua a tenere una trinchettina windseeker leggera leggera, e alla fine cammina più di quelli che hanno invece il frullone. Perché? Con così poco vento conviene avere pochissima tela a prua, solo un windseeker leggerissimo, neanche infierito, che ti porta un po' d'aria, la tira dentro nel canale, fa un po' d'effetto. Ma questo windseeker è una vela che bisogna avere nel corredo, però. Bisognerebbe in alto Adriatico. In alto Adriatico sì, a caos. Ma dico, allora per i fastnet di solito no. Ma le ragazze e Furio Benussi, che sono qua dietro a noi, non ce l'hanno. No, le ragazze Furio Benussi hanno un frullone leggero che andrà bene quando arriveranno due o tre nodi, quindi tra un po' speriamo andrà bene. Anche Porto Piccolo ha una adesso una qua vediamo molto, tutte molto e tre le ragazze sulla sinistra con il frullone leggerissimo, sì, poi c'è al Generali, centro con Generali e a destra Furio Benussi, Arca. Furio... e abbiamo anche Porto Piccolo che Sta camminando con la prua un po' bassa. Secondo me quella vela è di nuovo una vela troppo grassa, quindi hanno problemi a... Però guardate che Colmar, vantaggio ha preso Maxi Iena. Ora ma tutto infatti, si come gioca diceva, come ti ha detto Rufo nella sua intervista, non avrei fatto tutto sto casino per avere Morning Glory, perché con Bonaccia esatto. Maxi Iena è assolutamente competitiva. L'ultima cosa, diciamo, dopo i primi 5 minuti di regata, è che comunque c'è una parte cospicua di flotta che è partita verso il Miramare, quindi nella parte più a ovest della linea, che stiamo un po' sottovalutando proprio perché non ci sono i grandi maxi favoriti, però lì c'è Anywave, forse Shining, Safilance, Ancilla, un po' di barche grandi, e in questo momento fanno una prua migliore, hanno un po' di vento e come dicevamo hanno anche un percorso più corto di 0,3 per arrivare alla boa. Sì, esatto. Ti faccio notare un'altra cosa, Fabio, sì. La quantità di barche di spettatori, perché ci sono 2015 barche di regatanti, ma il mare Miramare fino alla città è pieno di barche di spettatori, e questo è bellissimo. 20 minuti di regata e c'è Maxi Iena, Way of Life, e World Team, gli sloveni, attorniati da un nucleo di barche spettatori, sono in questo momento quelli più avanti di tutti, stanno riuscendo a orzare un pelo. E poi eccoli qua, i favoriti, diciamo così, Tempus Fugit, poi in mezzo c'è il Millennium 40 che per un attimo li aveva superati nella bonaccia, adesso hanno ripreso un po' d'aria, e c'è anche Wild Thing e Benussi, quadrati tutti e due qua, e poi dietro di noi la vela nera di Generali, lo Swan e le ragazze di Golfo di Trieste, poi tutto il resto della flotta, e attenzione a quelli che sono partiti più verso Miramare, perché a ovest fanno una buona prua, c'è un buon passo, qualcuno vedo che ha issato anche delle vele da lasco. Comunque sono passati 20 minuti, Dan. L'anno scorso in 20 minuti avevano fatto il primo lato. L'avevo già passata la prima boa, sì sì. Anzi, mi fa sorridere che con una barca di 7 metri era foiling. Quando facevamo la prova del percorso l'abbiamo fatta in 9 minuti e mezzo. Ecco, un'ora di regata. Siamo a 2 miglia circa dalla boa. Si intravedono lontano nella foschia centinaia di barche spettatori che aspettano le barche. Allora, questo è Maxi Iena, Way of Life, Ewol Team, attorniato da barche dei tifosi. Lui in questo momento è in vantaggio. La regata è ancora molto lunga, perché adesso c'è da decidere cosa succederà dal punto di vista del percorso. Dean Bassi, stai controllando un po' tutto, dici secondo te cosa potrebbe succedere adesso, le considerazioni che sta facendo anche il comitato sul percorso. Ci stiamo scrivendo adesso proprio perché in boa 1 attualmente c'è zero, ci hanno mandato un video specificando che era video perché le palette non giravano.
quindi stiamo ragionando sul da farsi. I cancelli esistono sempre, però vediamo. Continuano le consultazioni con il comitato di regata. E anche quali sono le idee? E anche col meteorologo per capire un po' se ci sono delle evoluzioni un po' più positive, quindi stiamo aspettando l'ultimo feedback, dovrebbe essere tra mezz'ora là un run dei modelli per capire se c'è della speranza che, essendo venuto il sole, questa umidità un po' si sciolga e quindi qualche brezza è, perché ci piacerebbe insomma far più miglia di questa parte là. Prende corpo un'ipotesi di accorciamento alla boa 2? Possiamo dire come ipotesi? Ci stiamo ragionando, ripeto, come abbiamo detto prima, comunque Boa 2 farà arrivo in ogni caso, a prescindere dalla sierra, certo, dalla short o meno. Stiamo ragionando se dare uno short in Boa 2 assieme al comitato di regata, anzi è il comitato di regata ovviamente che ha l'ultima parola su questo. E a questo punto, vedendo la situazione adesso, voltandosi indietro, ecco qua il leader, Max Iena. E dietro proprio si vedono quanta prua diversa fanno Tempus Fugit, e appare adesso proprio dietro al frullone sulla prua di Max Iena, appare anche Benussi con il suo Wild Thing, ed è incredibile vedere che Max Iena fa 20 gradi, stringe il vento 20 gradi di più. Questo veramente è avvenuto per tutta questa prima, questo primo lato. Intanto si deciderà cosa fare. La boa 1 è ormai vicina, meno di un miglio. C'è di barche intorno, allora, così io non l'ho mai vista. Questa è la boa, questo è il leader, dietro il muro di barche e spettatori. Ancora qualche metro e dovranno virare. Probabilmente la porteranno ancora avanti, perché così sperano di non dover bordeggiare per Boa 2, perché a sto punto il problema è che si stanno infilando anche loro nella massa di barche spettatori, cosa che anche dietro di loro sono costretti a fare gli inseguitori. Però loro chiaramente sono interessati a sto punto non alla Boa 1 ma alla Boa 2, e quindi tireranno questo bordo muro a dritta, pensando di fare una virata quando saranno in ley line non della Boa 1 ma in ley line della Boa 2, che detto tra noi molto probabilmente sarà anche l'arrivo di questa barcolana 51. Quindi altro momento decisivo e importante. Via, ultime notizie anche dai consulti con il comitato, mentre vanno a far spostare le barche, perché hanno capito quello che abbiamo appena detto. Vedete a prua, lo intravedete, ma insomma c'è uno, un velista sloveno che sta facendo ampi gesti alle barche per farli spostare. Le ultime notizie dal comitato, Mitia. Il presidente è assolutamente d'accordo di dare l'arrivo sul Boa 2, perché non dobbiamo preoccuparci solo dei primi, ma naturalmente anche di tutta la flotta, che farà difficoltà purtroppo ad arrivare alla Boa 2. Ma questo è barcolana. Quello che sorprende è la quantità di barche e anche tante, troppe barche vicine all'interno del campo di regata. D'altra parte sono lontani, lontani almeno 300 metri dalla Boa 1, ma chi andava a pensare che c'era necessità per il primo di andare a girare così lontano? Ovviamente, quindi questo è il punto. Adesso stanno le moto della polizia, le moto d'acqua, altri mezzi, addirittura abbiamo sentito una motovedetta dei vigili del fuoco che segnalava agli spettatori di spostarsi. Ancora una bella immagine, si vede Max Iena che passa in mezzo agli spettatori. La Boa 2, vediamo se riusciamo a farla vedere. Eccola lì, dove sono i rimorchiatori arancioni, c'è la boa che sarà probabilmente l'arrivo di questa barcolana. Ecco, Way of Life subito dopo la virata. La boa con l'arrivo, con i due rimorchiatori, è lì. Dan, quanto è distante a questo punto Boa 2 da loro? Ma in linea retta Boa 1, Boa 2 ci sono 0,9. Bisognerà vedere se riescono a farlo di bordata. Ad occhio adesso sembra di sì. Vediamo quando ripartono dopo la vira se riescono a tenere alta la prua prendendo un po' di velocità. No, adesso stanno poggiando per prendere velocità, esatto, e stanno lavorando di canting per rollare un po' e uscire da questa situazione, per provare a ripartire. Tante barche spettatori, e soprattutto problema barche spettatori praticamente quasi irrisolvibile
per i tre maxi che inseguono. Tempus Fugit, lo vedete proprio dietro a tutto questo muro di barca. Tempus Fugit, Wild Thing e Golfo di Trieste, che ha rimontato tantissimo. Le ragazze hanno ammainato il Coziro di Prua e hanno messo un fiocco e hanno recuperato tantissimo sugli altri. Però per arrivare all'arrivo, alla Boa 2, dovranno passare tutto questo muro di barche, quindi avranno davvero grande fare. E intanto occhio alle sorprese, perché sulla Boa 1 arrivano, e sono molto più sopravvento ai tre maxi, un bel gruppetto di barche dove c'è almeno un RC44 e Shining, che potrebbero dire la loro per il podio. Una cifra di questa barcolana 51 sono le barche spettatori. Più barche spettatori delle stesse barche in regata, sicuramente più degli anni precedenti. Si è creata veramente questa febbre di andare a vedere la barcolana in mare. Adesso Maxi Iena sta beneficiando di una raffichetta favorevole. Al timone c'è Kasper Vincek, finnista sloveno. Guardate il Coziro com'è cazzato alla base. Sono riusciti a stringere un pochino e adesso sono leggermente appena fuori dalla ley line rispetto alla linea d'arrivo. Naturalmente la tensione è ancora alta, perché è vero che gli inseguitori sono molto indietro. Eccoli qua. E gli altri che hanno passato la boa sono l'RC44 e Shining. Quindi i tre maxi ormai, diciamo, sono così dispersi dietro agli spettatori, sono davanti alla Slovenia. Incredibile veramente la malinconia. I tre dei quattro favoriti finiti nelle sabbie mobili, nei tranelli nascosti della barcolana e della Bonaccia. Poi qui tutti gli altri che arrivano, tutti questi li supereranno. Mitia, un finale, stiamo per assistere a un finale inatteso, assolutamente inatteso. La barcolana sorprende. Sorprese, sempre. No? Cioè, ha un'anima scherzosa, quindi ci sono sempre grandi sorprese. Veniamo da tre barcolane con Bora, e era dal 2004, anzi, quattro barcolane con Bora, con vento comunque sostenuto, e questo è il Golfo di Trieste. Poi ogni tanto c'è la Bonaccia e non a caso i velisti locali sanno leggere quelle micro aree, perché oggi non si può neanche parlare di brezze, quelle che il nostro amico Michele Paoletti chiama le rasette. No, ma ha dell'incredibile. Sicuramente sarà il dato tecnico da analizzare, Dean, il fatto di quanto abbiano stretto il vento con Windseeker e anche con il Coziro rispetto agli altri maxi, cioè 20 gradi di differenza, e anche il passo. Ma come è potuto succedere? Ma questo bisogna proprio capirlo, lo chiederemo a chi ne sa di più, però forse la loro leggerezza li ha aiutati ad avere comunque quel minimo di velocità per crearsi da soli un po' più di apparente rispetto agli altri, che magari hanno dovuto stare più pieni, con le vele un po' più poggiati, per avere la potenza per far andare avanti le barche un po' più pesanti, dotate di tanti pili, quindi con tutta una struttura importante imbarcata a bordo. Sono curioso di chiederlo quando passeranno al destino, riguardo proprio Kasper Vincek, sì, sapere sì. Un po' quello che ci dirà lui. Col senno di poi, considerando le barche che sono partite verso Miramare, che stanno adesso arrivando e superando i famosi tre maxi che stanno virando adesso, probabilmente se Furio Benussi o Mitia Cosmina fossero partiti più verso Miramare, staremmo raccontando una storia diversa, anche perché evidentemente avevano una vela molto più grassa rispetto a quella di Kasper Vincek, che è riuscito a stringere, a tenersi alto, proprio perché aveva un Coziro molto molto più magro. Poi questa è una barca che, lo ha detto bene Lorenzo Bressani qualche giorno fa in un'intervista a Sailly, con poco vento è sempre stata una barca velocissima, quindi con queste condizioni di praticamente assenza di vento era la barca da barca, una condizione estrema, e la barca è veramente veloce. Vedo che iniziano ad abbracciarsi, io starei un attimo fermo. Infatti. E quello che sorprende è che oggettivamente i super favoriti, i mega yacht di 100 piedi sono dietro. Chiaro che in questo poco vento stupisce fino a un certo punto, però è così. Allora, questo segnale cos'era? Sempre forse la segnalazione dell'accorciamento. La sierra, hanno
esposto la bandiera S, la bandiera Sierra che sta qui sotto, cioè una regata che è associata alla VA2 per tutte le categorie. Ah, ok. Quindi tutta la flotta, lontanissima da qui, guardate il golfo è pieno, tutta la flotta arriverà qui, finirà qui questa Barcolana 51, ma per Maxi Iena andiamo più a destra, sono gli ultimi 200 metri di regata. Questa è la linea d'arrivo della Barcolana 51, ci sono i fotografi, ci sono le barche e soprattutto c'è lei, Maxi Iena, che pelo riuscirà a fare questa boa. Naturalmente loro vogliono fare la boa d'arrivo senza fare un'altra virata, dovrebbero riuscirci. Fino adesso facevano 3 nodi 88, l'ultimo rilevamento del tracking dava che Maxi Iena faceva 3 nodi 8, adesso francamente ne fa un po' meno, sarà un paio di nodi di velocità, hanno rimandato un altro uomo a prua, però ormai insomma ci siamo, è davvero finita. È vero Mitia che prima si abbracciavano e tu hai detto io andrei piano, ma insomma ormai mancano ormai 20 finita, metri, ma mancano 30 metri, veramente è fatta, è fatta, hanno fatto una regata. Allora Maxi Iena rivince la Barcolana che aveva vinto alcuni anni fa, questa barca gloriosa di tanti anni, una barca che comunque insomma sembra veramente tagliata apposta per questi mari, per queste condizioni e per questa regata. Un bel team, un bel timoniere, quindi onore ai vincitori. Ti fa ultimi metri ancora, eccolo adesso segnalati, guardate come esplode la gioia su Maxi Iena. Bellissima, vai, vai vicino, vai vicino, vai vicino alla barca, vai vicino. C'è la gioia sulle barche dei tifosi, le barche del team, e adesso il presidente di Barcolana Mitja Jaluz, naturalmente il primo a volersi complimentare con i vincitori. Fatti accostare da Normetti su parallelo vicino. E c'è veramente grandi scene di gioia a bordo di Way of Life Maxi Iena. Guardate ancora tutte le vele issate, vele straordinarie che hanno consentito a questa barca davvero di condurre una regata straordinaria, eccezionale. Stati bravi perché abbiamo visto, l'avete visto anche voi, stringere 20 nodi, 20 gradi, il vento più degli avversari, c'è qualcuno già in acqua, si sono buttati in acqua, insomma la soddisfazione è tanta, anche perché ricordiamo che questo team ha vissuto un po' anche le polemiche della vigilia. Allora Mitja Jaluz e Dejan Bassi salgono sulla barca vincitrice come un abbordo, eccoli qua, vanno a complimentarsi, c'è anche parecchia emozione dai volti dei ragazzi del team, c'è tanta emozione, molti sono proprio commossi, emozionati, perché insomma poi è stata una regata, proprio per il vento così leggero, è stata una regata combattuta ma sofferta di concentrazione, di attenzione, di sofferenza, di attenzione ai dettagli. Ancora ecco che arriva, ovviamente arriva la bottiglia di Prosecco, continuano gli abbracci, intanto pensate che alle spalle di Maxi Iena, vincitore della Barcolana, i tre Maxi indicati come grandi favoriti insieme a loro, Tempus Fugit, Golfo di Trieste e Arca Wild Thing, sono addirittura, hanno virato da poco, sono lontanissimi dal traguardo ancora, quasi oltre 2 miglia, e quindi chissà quando arriveranno e soprattutto in quale posizione di classifica, perché ci sono altre barche che li stanno superando. Comunque ancora scene bellissime di soddisfazione e di gioia per questo team sloveno che ha vinto la Barcolana 51. Adesso la polizia sta suonando e sta richiamando e sta richiamando un po' all'ordine
le barche spettatori, perché bisogna sgombrare la linea d'arrivo. Il problema è che adesso la linea d'arrivo è ingombra di barche, di tifosi e di spettatori al seguito del vincitore, e però ci sono delle barche che stanno bordeggiando per guadagnare faticosamente la linea d'arrivo, e c'è in palio insomma ancora il podio di questa barcolana, i posti d'onore, il secondo e il terzo posto. Quindi adesso noi lasciamo questo bel momento di gioia sportiva di Ewol Team, ancora Mitja Jaluz e Dejan Bassi che si complimentano con i vincitori rientrati dal tuffo di soddisfazione, e vediamo come si completerà il podio di questa barcolana sicuramente molto 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 particolare. Ed eccolo come si completa questo podio che non ti aspetti, come è stato definito anche dai giornali il giorno dopo questa barcolana estrema con pochissimo vento. Al secondo posto, la vedete arrivare sull'arrivo, è Shining, altra barca gloriosa che ha segnato un po' la storia della vela in Adriatico e alla barcolana in particolare, e quindi un podio tutto non italiano, perché al primo posto la Slovenia di Way of Life, al secondo il Montenegro con Shining, guardate con questa barca piccola battere tutti i 100 piedi, davvero un'impresa, al terzo posto una impresa ancora maggiore per il piccolissimo RC44 sloveno Scorpio, quindi podio senza italiani, il primo italiano sarà Fanatic al quinto posto, ma noi insomma, seguita questa legittima soddisfazione, allegria, le feste dei velisti che hanno fatto questa bellissima barcolana estrema, adesso ci rituffiamo insieme a voi al centro della flotta, nel cuore della flotta, in un viaggio al centro della barcolana. Sono proprio, questo è il vero viaggio, il vero viaggio al centro della flotta invece che al centro della terra. Quanto sono belli Mitja questi? Bellissimi, questa è la barcolana, questi sono gli armatori, gli equipaggi, gli amici che fanno grande questa regata, che mi emozionano sempre, ogni anno sono ancora qua dopo 2 ore a cercare, a aspettare che arrivi il vento. Loro sono la barcolana. Ciao! Troppo vento! Aspetta che andiamo a vedere quello del New York Times. Guarda uno che fa il bagno! Guarda uno che fa il bagno, eccolo là, se torniamo a salutarlo. Ciao! Com'è l'acqua? Perfetta! Fate il bagno anche voi, buttatevi! Grandi, grazie! Oh, il vento non siamo riusciti a farlo arrivare oggi. Andata così. Va bene così. Dai. Dategli una cima. Dai, dai, trainali un po'. Grandi. Ciao ragazzi. Ciao. 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 Guarda che bimbini. Ciao. Ciao. Ok. Ciao ragazzi. Ciao. Forza. Ok. Ciao. Sì, grazie. Ciao. Ciao, ciao. Che carino. Ciao. Tranquilli, vedi, sottovento, è vero. È una passera. Questa è una bellissima barca di Sciarelli, sì, è una passera, una delle ultime barche di Sciarelli. Bellissimi! Congratulazioni! Grazie. Stupenda! Oh.
Questo sta tornando indietro perché vuole vincere la coppa dell'ultimo, guarda. Te lo dici, no, aspetta, siamo allora, messi troppo bene. Ma qui. Sei dentro la linea praticamente. 277. Ciao! 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 Ciao ragazzi! Ciao! Ciao! Ciao. Facciamo l'incidente, paga solo il presidente. Ai ai ai, presidente, paga. Scusa, come mai andate in città e non alla prima boa? Un attimo dopo il New York Times. E dopo le feste e le chitarre, adesso la cerimonia finale. La regata più grande del mondo si conclude anche da spettacolo sportivo in grande stile. La sua maestà, l'Amerigo Vespucci, ormeggiato al bacino San Giusto, e poi la sfilata, la passerella dei vincitori accolti dall'onnipresente Mitya Jaluz. Avete visto il vincitore Way of Life, che ha aspettato a lungo in mare che arrivasse anche Shining per tornare insieme e fare un po' insieme questa tradizionale passerella lungo le righe. Poi guardate il backstage televisivo, una sorta di studios della Barcolana 51, che è stata trasmessa in diretta quest'anno addirittura, pensate, da un canale sportivo inglese. Ancora un bel salto, insomma, di qualità, salto temporale tra la Vespucci e Shining. Onori naturalmente anche al Defender, Arca, Wild Things dei fratelli Benussi, onori anche a Porto Piccolo, Tempus Fugit, applausi con i vincitori e insomma poi la conclusione di un evento sportivo del genere con migliaia, centinaia di migliaia di persone sulle rive in stile Formula 1. I vincitori accolti anche tra ali di pubblico per la consegna del trofeo Barcolana al vincitore della Barcolana 51. Ora consegno il trofeo Barcolana 51 all'equipaggio vincitore Way of Life. Voglio dire che questa barca, tutti lo sappiamo, che è molto veloce con questo vento, è molto molto veloce. E poi le condizioni in partenza, abbiamo partito veramente bene, la gente si è spostata, normalmente sai ti chiude, però veramente si è spostata, tutti hanno applaudito quando abbiamo partito, così che mi sono sentito veramente veramente a casa. Da partenza fino a prima boa tutto è andato liscio, siamo stati fortunati con il vento, perché il vento veniva dalla prima boa e noi siamo stati sempre primi con il vento, così che abbiamo fatto quest'anno noi la tattica e siamo i più intelligenti perché siamo stati più veloci, no?